Buonasera, è un venerdì di nervosa attesa che vi racconteremo. Attesa per che cosa? Per il giorno forse in cui sarà più forte la protesta No TAV, perché siamo allo snodo finale. Domani si prevedono manifestazioni non solo in Val di Susa ma anche nelle grandi città italiane, soprattutto apprensione per Roma. E in queste ore riunione, un vero e proprio vertice a Palazzo Chigi con Monti, il ministro dell'Interno, il ministro dello Sviluppo e delle Infrastrutture, il ministro della Giustizia e anche il commissario governativo per l'alta velocità per la linea Lione-Torino. E Monti si appresta, probabilmente durante il nostro telegiornale ve lo mostreremo in diretta, a un vero e proprio messaggio conclusivo di questa riunione che viene così drammatizzata e solennizzata appunto con un forte appello. Vedremo se ci sarà, lo sentiremo insieme. In Val di Susa si è vissuta questa stessa attesa, doppia, anche l'attesa dei risultati del vertice di Palazzo Chigi, con l'apprensione che potete immaginare, lenita soltanto dalle buone notizie che arrivano da Torino sulle condizioni di Luca Abba. Ricorderete il manifestante No TAV caduto dal traliccio e toccato anche dall'alta tensione. È fuori pericolo. Vedremo poi come questa vicenda ha creato tensioni forti anche all'interno del mondo politico. Ieri sera un pesantissimo scambio, una trasmissione di Santoro, tra Bersani, il leader del PD, e Marco Travaglio, proprio sulla giustezza o strumentalità della linea del principale partito del centro-sinistra riguardo alla linea di alta velocità per le merci tra Lione e Torino. Poi però ci sono altri fatti importanti, importantissimi, e come? In positivo, lo spread ancora giù, abbiamo riagguantato, come si dice nelle corse ciclistiche, la Spagna. Abbiamo i nostri buoni del tesoro sono arrivati allo stesso identico livello dei bonus spagnoli. L'avevamo superati in salita nell'agosto dell'anno scorso. Ora scendendo siamo tornati a quegli stessi livelli e vedremo cosa succederà nella prossima settimana. C'è stato e si è concluso il vertice europeo, per la prima volta si affronta anche, ma in maniera preliminare, la questione di come aiutare la crescita, ma intanto in Italia continua a divampare la battaglia delle banche. Che cosa fare di quel provvedimento sulle liberalizzazioni che prevede oneri molto forti per gli istituti di credito? Ma è lo stesso Monti a dire, dite che siamo deboli con i forti e forti con i deboli, facciamo una cosa sulle banche e allora? Ma vedremo anche come sotto il cielo della politica si discute del da farsi. Sono in molti a ritenere, quasi tutti per la verità, che a questo punto l'operato del premier tecnico non si arresterà tra un anno con le elezioni. E allora ci sono le ipotesi di un governo sempre a guida Monti, ma con la presenza di ministri di tutte le principali forze politiche. Evocato ieri da Berlusconi, che oggi ha fatto un po' marcia indietro, mentre Casini resta di quell'idea e come si sa, il Partito Democratico invece fieramente avverso. Ma altro perché ci sono le notizie che vengono dalla cronaca. Il ritorno a Bologna della salma di Lucio Dalla e nuovi video, nuovi audio e nuovi soprattutto addebiti nei confronti del capitano dell'equipaggio della Costa Concordia, tutto allegato nei fascicoli della procura di Grosseto. E poi ieri vi abbiamo fatto vedere, spero lo ricordiate, quelle immagini che sono state messe su YouTube dello scippo di una donna a Frattamaggiore vicino a Napoli. Oggi non solo sulla spinta evidentemente che ce n'è stata, i due scippatori si sono consegnati alla giustizia. Abbiamo potuto avvicinare quella donna che ci racconta in prima persona quel che è accaduto. È tutto quello che vedremo, ma c'è anche molto altro. Vediamo i titoli. Sta finendo il vertice a Palazzo Chigi sulla No TAV e cosa fare dell'opera che si sta iniziando, con Monti, ministro dell'Interno, dello Sviluppo e della Giustizia.
Sulla TAV non si torna indietro, tra poco intervento dello stesso Monti. E intanto fuori pericolo Luca Abba, il notav che lunedì mattina è rimasto folgorato da una scossa dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione. E in Val di Susa, in attesa delle notizie in arrivo da Roma, i notav si riuniscono per decidere alle 21 come continuare la protesta. Si contano i danni dopo gli scontri la notte scorsa. Domani manifestazioni notav non solo in Val di Susa ma in grande città italiane, a cominciare proprio dalla capitale, presidiate soprattutto le stazioni e gli edifici pubblici. Buone notizie ai mercati finanziari con il fatidico spread tra BTP e Bund che continua a scendere. Oggi raggiunge lo stesso livello dei bonus spagnoli, attorno a 308 punti. Non accadeva dall'agosto dell'anno scorso. Dall'Istat però arrivano notizie poco incoraggianti. Il PIL del 2011 è cresciuto solo allo 0,4% e il debito pubblico sfora il 120% nel rapporto col PIL. Migliora il deficit. Al vertice dell'Eurogruppo ha firmato il patto che sul pareggio di bilancio nelle costituzioni nazionali. È ottimismo del Premier Monti che dice ora dobbiamo pensare alla crescita, ma intanto è scontro in Italia sulla norma per l'azzeramento delle commissioni bancarie sul credito. È tornata a Bologna la salma di Lucio Dalla, il feretro del cantautore morto ieri a Montreux, è arrivato poco dopo le 6 nella sua città, dove dopodomani, il giorno in cui avrebbe compiuto 69 anni, Dalla si svolgeranno i suoi funerali. E vedremo anche le immagini dell'ultimo concerto dell'altro giorno a Montreux. È sempre più inclinata, ma come le fanno scendere? Queste alcune delle tante drammatiche voci dei soccorritori contenuti nei video e audio acquisiti dalla procura di Grosseto agli atti dell'inchiesta sul naufragio della Costa Concordia, all'isola del Giglio. Domani attesi nel capoluogo toscano per l'incidente probatorio davanti ai giudici un migliaio di persone che erano a bordo la notte della tragedia. Parla ai nostri microfoni la donna vittima dello scippo nel napoletano di 2 giorni fa, ripreso da una telecamera di sorveglianza e messo in rete dal figlio della donna. Provo rabbia per l'indifferenza di chi ha visto tutto e non mi ha aiutato. I due rapinatori, dopo la tanta pubblicità data all'episodio, si sono consegnati alla polizia. Buonasera, è terminato proprio in questo momento il vertice a Palazzo Chigi sulla questione dell'alta velocità e dei problemi suscitati, come si sa, dalla sempre più forte protesta nella Valle di Susa da parte di chi si oppone alla costruzione di quell'opera pubblica che, come si sa, è già stata varata e finanziata dall'Europa e dallo stesso governo italiano, con un voto che è stato condiviso dal Parlamento e dalle assemblee locali piemontesi. Che cosa decide il governo? Filtra la conferma di una linea assolutamente intransigente rispetto alla costruzione dell'opera, con però aperture al dialogo. Sarà Monti, a quanto pare, tra una decina di minuti a andare in sala stampa e parlare direttamente ai giornalisti del paese. Abbiamo già l'immagine della sala stampa di Palazzo Chigi, qui arriverà tra poco il Presidente del Consiglio. Ma intanto che cosa si è detto nella riunione? La linea dura contro i violenti prende forma a Palazzo Chigi dopo un vertice di quasi 3 ore. Mario Monti torna da Bruxelles e riunisce i ministri di interno, sviluppo e ambiente. Per la prima volta il governo tecnico si trova ad affrontare un problema di ordine pubblico e dopo gli scontri e i blocchi stradali degli ultimi giorni deve mandare un segnale netto. La TAV si farà e le violenze non saranno più tollerate. Il Premier ha preso atto anche delle sollecitazioni di Napolitano, preoccupato da un fenomeno che rischia di incendiare il paese. Perché il movimento ormai non riguarda più i cantieri della Val di Susa, ma si è esteso in tutta Italia. La protesta contro l'alta velocità è diventata la nuova frontiera dell'antagonismo, con contorno di infiltrazioni di chi cerca solo lo scontro e magari qualcosa di più. Non voglio più rivivere gli anni di piombo, dice il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri. Faremo di tutto perché quel film non si ripeta. La linea è chiara. Quello che si poteva fare per venire incontro alla richiesta dei valligiani è stato fatto. Si possono pensare ad altre concessioni in materia fiscale, ma l'opera deve andare avanti.
Siamo ad un punto di non ritorno, dice la Cancellieri. L'opera è fondamentale, margini non ci sono. Sulla linea dura poche incertezze, nella maggioranza fuori. Vendola e Di Pietro chiedono al governo di fermarsi, si sospendano i lavori e si verifichi il progetto, chiede il leader dell'IDV. Allora, vedremo che cosa dirà Monti. La linea che filtra, come avete sentito, però è quella dell'intransigenza e con aperture al dialogo, ma non accettazione di pressioni indebite. Come viene accolta questa situazione, questi segnali in Val di Susa? I nostri inviati. Nella Val Susa, ostaggio della protesta, ci si prepara a domani. Una quiete solo apparente, motivata dall'attesa delle notizie da Roma. Non è finita. La linea dura del governo che vuole andare avanti non piace ai manifestanti. Dobbiamo far nascere in Italia 1000 Val di Susa, è l'appello lanciato dal leader del centro sociale torinese a Scatasuna. Li faremo impazzire, aggiunge Alberto Perino. Ma oltre le parole, ora il movimento deve decidere davvero cosa fare, mettendo insieme le varie anime, quelle più dialoganti e quelle più estremiste. Lo deciderà tra poco nell'assemblea convocata alle 21 a Bussoleno. Domani sono già attese manifestazioni in OTAV in molte città d'Italia, da Milano a Roma, ma gli occhi sono puntati su quello che accadrà in questo avamposto, simbolo della protesta, dove si contano i danni e si vedono i resti della guerriglia di ieri notte, iniziata intorno all'ennesimo blocco, sempre sulla A32 Torino-Bardonecchia. Il livello della tensione è salito col passare delle ore, camion in coda, agenti schierati. La notte è finita con un falò di copertoni di auto in galleria, un montacarichi della Sitaf bruciato e i leader OTAV che chiedono a tutti, dopo l'aggressione a un cameraman del TG3, di lasciare il blocco. La buona notizia arriva però da Torino. Luca Ba, il contadino disobbediente OTAV, caduto dal traliccio 4 giorni fa, è fuori pericolo. È stato operato nel pomeriggio. 3 ore di intervento per pulire le parti ustionate. Rimane sedato e in prognosi riservata, ma sta migliorando. C'è nervosismo anche nel mondo politico rispetto a questa scadenza, all'ora delle scelte definitive sull'alta velocità e di fronte a un movimento che indubbiamente ha ripreso fiato in questi giorni contro la realizzazione dell'opera. E del resto un chiaro esempio di quanto sia alto il nervosismo lo si è avuto ieri sera nella trasmissione di Michele Santoro. C'era ospite Bersani, il leader del PD, se l'è presa direttamente con Travaglio e viceversa. Il versante, per così dire, è ancora quello della TAV, ma stavolta in TV, all'ombra di Santoro e del suo servizio pubblico, che ieri sera ha proposto uno scontro non inedito, ma nemmeno catalogabile come un classico, quello tra Marco Travaglio e l'ospite Pierluigi Bersani. Bersani l'ha ripetuto anche stasera, ha detto in fondo il TAV è solo un treno. Non è solo un treno, è una linea ferroviaria che scava 57 km nella montagna e che guarda caso è appaltata a una cooperativa rossa, la CMC di Ravenna, molto nota alle cronache, soprattutto giudiziarie, per i suoi vecchi rapporti con Primo Greganti. Siamo passati da falce martello a calce martello. Che la ricostruzione fatta da Travaglio di 21 anni di storia della TAV piaccia poco a Bersani, in particolare per i riferimenti alla cooperativa Ravennate che nel 2005 si aggiudicò l'appalto da 93 milioni per il cunicolo esplorativo, lo si capisce subito. Come sospetto che voglio dire qualcosa su Travaglio. Ma Bersani va anche più in là, dando vita ad un diverbio decisamente più acceso che tecnico. Il Travaglio per me può fare anche il piano generale dei trasporti, glielo posso affidare. Ministro, quel che non anche può perché fare, voi non l'avete fatto. Glielo quindi. Ho fatto fare. Quel che non può fare è mettere in dubbio la mia onestà. E quando quello fatto? Non può fare. E quando l'ho fatto? E non permetto che sia fatto. E quando l'ho fatto? Perché i monopolisti della morale a me non girano. E quando l'ho un fatto? Un po' di morale ce l'ho anch'io. E eh? Mi dica quando l'ho fatto. Chiudiamo il libro. E mi dica quando l'ho Bersani, fatto. Bersani, la CMC... Oh, io parlo e dico le cose che penso. Perché è falso, esistono è falso anche le persone per bene, è falso che ci lavora una cooperativa esistono rossa. Anche le persone per bene. È falso che ci lavora una cooperativa bene. Rossa. Chiudo. Per me può fare il piano generale dei trasporti purché non metti in discussione la mia onestà. Okay. Ma evidentemente ha la coda di paglia, no, perché io non ho mai, io non ho mai detto, io non ho mai okay. messo in dubbio la sua no, moralità. No, no, ma no. Se avessi degli elementi l'avrei detto. Beh, è lei che ha capito vedere. Male. Farà fatica. Omnia munda mundis, omnia sozza sozzis, no, evidentemente. No, no. Farà fatica avere gli elementi. Vai. E questo è lo scontro obiettivamente duro che c'è stato ieri sera. E questo è il clima nel quale ci si avventura nell'attesa della giornata di domani. C'è da sperare sinceramente che domani ci siano manifestazioni pacifiche e legittimamente incentrate sulla volontà di chi vi parteciperà
di non veder realizzata quell'opera. Ma è dovere cronistico dire che le forze di polizia, quelle preposte all'ordine, si stanno preparando con misure non ordinarie sicuramente, soprattutto nelle grandi città, soprattutto nella capitale. Tra poco dovremo tornare forzatamente su questo argomento perché ascolteremo in diretta il Presidente del Consiglio Monti. Ma andiamo a vedere come la giornata di oggi sia stata importantissima nel bene e nel male per i nostri conti. Intanto lo spread scende e riagguanta quello spagnolo, e però arrivano i dati per cui il rapporto tra il debito pubblico e il PIL ha sforato il 120%. Lo sapevamo già, anche perché la statistica quando arriva è, come dire, vecchia, cioè quel che doveva succedere è successo. E nel 2011 è successo che il PIL, prodotto interno lordo, termometro della ricchezza nazionale, obiettivamente strano chiamarla ancora così, è aumentato molto poco. Nel 2009 c'era stato il crollo di tutto, nel 2010 un rialzo, ma dal fondo non si poteva che risalire, e adesso ecco, un più 0,4% che incorpora la recessione tecnica maturata negli ultimi due trimestri 2011. La colpa, spiega l'Istat, sta nella domanda interna, cioè i consumi, si compra meno. Ma ci si salva con la domanda estera, le esportazioni, il made in Italy, insomma, riesce a cavarsela. La sorpresa positiva è nel rapporto tra deficit e PIL, uno di quelli da gestire bene per stare attaccati al treno europeo. La freccia verde in basso dice tutto, si scende dal 4,6% del 2010 al 3,9%, entrate e uscite si sono ribilanciate un po'. Ma lo stesso non si può dire sul debito pubblico, la grande paura. Il rapporto è peggiorato al 120% circa a causa dell'impatto della grande spesa in interessi e la necessità di rifinanziarci con BTP e BOT, quindi altri debiti. È un livello ancora alto, lo conferma la storia della Grecia che più o meno a queste cifre chiese la sua prima tranche di aiuti. Stabile invece la pressione fiscale, ma la limatura è invisibile e non inganni, non calcola gli effetti delle strizzate fiscali tra un'accisa e l'altra e quindi è destinato a peggiorare. Il copione statistico è comunque rispettato. Nonostante uno 0,2% mancante dal PIL rispetto alle stime di governo, decimali che non impensieriscono. Perciò nessun dibattito su correzioni di bilancio, altre manovre, sacrifici ulteriori. Perché? Perché se si va a guardare il termometro ufficiale ai tempi della crisi, lo spread, si vede che in pochi mesi è sceso così tanto da stemperare molto l'amaro calice degli interessi. Di questo passo, in tre anni, i risparmi varranno 50 miliardi. È il quadro intorno al quale oggi si mette un'attesa cornice. Dopo sette mesi, dal 5 agosto in cui il mondo si ribaltò, il rischio Spagna controsorpassa il rischio Italia. I loro 309 punti contro i nostri 308. Stanno peggio di noi, ora torna a dirlo anche lo spread, che fa giustizia sulla scia della revisione dell'obiettivo del deficit di Madrid. Sarà del 5,8% e non del 4,4%. Insomma, non riusciranno a risanarsi come promesso. Una sfida all'Europa proprio nel giorno della firma del patto fiscale. A noi è girata, ora tocca a loro. Eh sì, ma Monti, nel dirsi soddisfatto per il fatto che a Bruxelles si è parlato per la prima volta anche di crescita, anche senza piani operativi, ha dovuto accusare ricevuta della polemica sempre più forte che si fa su quella norma del provvedimento sulle liberalizzazioni che è così osteggiata dalle banche da aver originato le dimissioni dei vertici dell'Associazione Bancaria Italiana. C'è stato tutto un filone di letteratura quotidiana che diceva siete il governo è forte con i deboli e deboli con i forti, per esempio le banche. Non entro nel merito, ma non mi sembra che le banche abbiano considerato morbida l'azione del governo. A Bruxelles, per la firma del patto sociale, Monti torna sulle liberalizzazioni e lo fa richiamando la volontà del governo di andare avanti con l'azzeramento delle commissioni bancarie sulle linee di credito, nonostante le dimissioni del presidente dell'Associazione delle Banche Italiane Mussari in segno di protesta. Ma l'opinione pubblica, Monti lo sa, è assolutamente dalla sua parte, almeno per quanto riguarda la stretta sulle banche. Famiglie e imprese chiedono liquidità. Le banche minacciano che la misura potrebbe ridurre gli effetti anche degli stessi ingenti prestiti agevolati della Banca Centrale Europea. Si parla infatti di cifre astronomiche. La norma sulla quale Monti non dimostra di voler cedere colpisce 2.000 miliardi di euro di prestiti affidati, cioè sparsi tra centinaia di migliaia di debitori. Se anche valesse un punto percentuale, impatterebbe per 20 miliardi. Soldi veri. E sarebbe una perdita secca per gli istituti in un momento in cui a loro, in fondo, spetta la missione promessa di rimettere in circolazione denaro.
e così la questione in realtà resta aperta. Dopo il via libera di mercoledì al Senato, il decreto infatti passa ora all'esame della Camera. Per il leader dell'UDC Casini, la norma sulle banche è una follia allo stato puro, che rischia proprio di bloccare il credito per famiglie ed imprese. Il problema non sussiste, avverte, la cambieremo. Non è il momento della demagogia, ma quello della responsabilità. Già ieri il vicepresidente del Consiglio Catricalà aveva aperto a possibili modifiche in Parlamento della misura in questione. Alla porta sbattuta da Mussari era seguita anche la presa d'atto del ministro dello sviluppo Passera. Disagio del sistema, l'aveva definito l'ex banchiere. Tutti dicono che la palla è in mano a Monti. Lui, che dal leader russo Putin, grande amico di Berlusconi, è definito nell'intervista al quotidiano La Repubblica un kamikaze per il bene dell'Italia. Concetto forte che oggi rende l'idea. Allora, si parla sempre in maniera evidentemente inderogabile di Monti, è difficile bypassarlo su tutte queste tematiche, e sempre più si parla della possibilità che ci sia anche dopo le elezioni dell'anno prossimo un governo con la sua guida, magari con la partecipazione di tutte le grandi forze politiche. Ieri ne aveva accennato la grossa coalizione Berlusconi, oggi l'ex premier ha fatto come dire un po' retromarcia, ma il tema è lì. Il controordine o l'autosmentita di Silvio Berlusconi arriva con tempistica record per iscritto. Angelino Alfano è bravo, tutti gli vogliono bene, ma gli manca un quid. La storia, aveva detto meno di 24 ore fa, lasciando il vertice dei popolari europei a Bruxelles. Parole poco lusinghiere nonostante il latino, soprattutto perché accompagnate dal dubbio abbastanza esplicito che possa non essere lui il candidato alla premiership del PDL. Vediamo, aveva aggiunto l'ex premier, insieme ripetuti encomi alla leadership di Monti e soprattutto all'apertura di una grande coalizione con UDC e PD è roba d'allarme rosso per il segretario e per il partito tutto, sbigottiti. Visto il tasso di fibrillazione, la correzione è dunque quasi obbligata e doppia. Sono molto dispiaciuto perché le mie presunte dichiarazioni su Alfano non corrispondono assolutamente al mio sentire, scrive Berlusconi oggi, pronto a giurare che il suo candidato premier, da sottoporre comunque alle primarie, sarà proprio Alfano. Anche la scelta dello schema grande coalizione, dichiara il Cavaliere, è una forzatura di giornali e agenzie. Un giorno dice una cosa, un giorno un'altra, commenta in serata Casini. Il PD, forzatura o no, la grande coalizione l'ha già bocciata ieri. Mi sembra che non esistano le condizioni oggi di una grossa coalizione da fare nel 2013. Ragioniamo oggi dell'appoggio che sia noi che il PD diamo al governo mantenendo delle posizioni diverse e distanti. La frenata di Berlusconi viene accolta da sospiri di sollievo e da un diluvio di dichiarazioni pro Alfano. Da Le Manno a Gasparri, da Cicchitto a Napoli, dalla Carfagna alla Gelmini, tutti difendono il segretario, anche quelli che vorrebbero limitarne la leadership. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, domina lo smarrimento. Non si capisce più niente, siamo divisi, l'unico collante è la mancanza di alternativa, lamentava un esponente di peso del PDL. Certo, tutti danno atto a Berlusconi di una cosa, aver messo in difficoltà il PD con la politica Filomonti e pacificazione, già definita da alcuni osservatori l'opa su Monti e con l'ipotesi poi rimangiata della grande coalizione, un abbraccio mortale. Ma questo non basta a mettere ordine in un partito percorso da pulsioni contrapposte, gli ex AN, chi guarda a Casini e magari confida in Corrado Passera. Per capire qualcosa il partito di Berlusconi dovrà aspettare le amministrative e la partita della legge elettorale. Berlusconi a sua volta aspetta Casini, ha detto ieri. Casini fa capire di volere un sistema elettorale che gli consenta di correre da solo, via il bipolarismo. Berlusconi è il miglior sondaggista di se stesso e del PDL, sarebbe la linea di Alfano secondo chi gli ha parlato oggi. Fa dei test come ha sempre fatto, così testa anche il nuovo nome Tutti per l'Italia e perfino il nuovo inno da oggi sul sito del partito. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà. Ben altra musica stiamo per sentire, il ritorno a Bologna di Lucio Dalla. È tornato a casa poco dopo le 18. Il feretro di Lucio Dalla, partito da Losanna questa mattina, ha attraversato Bologna, è passato da Piazza Maggiore, la sua Piazza Grande, ed ha raggiunto la centralissima via d'Azeglio, dove Dalla abitava. Qui, davanti al numero 15, ormai sommerso da fiori e biglietti di ogni tipo, di lettere di fan venuti da tutta Italia, da amici e da anonimi cittadini, il carro funebre dell'artista bolognese è stato accolto così. Era accompagnato dagli amici di sempre, il manager, l'avvocato, il suo collaboratore più stretto, Marco Alemanno, il primo ad accorgersi del malore di Dalla e a dare l'allarme.
Nella sua casa è stata allestita una prima camera ardente in forma strettamente privata, mentre quella ufficiale sarà aperta a partire dalle 9.30 di domani nel cortile di Palazzo D'Accursio, il comune di Bologna. La città vuole ricordarlo senza banalità e per quanto possibile con allegria, certo con la sua musica. Le esequie saranno celebrate domenica alle 14.30 nella Basilica di San Petronio, un funerale di domenica nel giorno di quello che sarebbe stato il 69esimo compleanno di Dalla e che invece sarà una giornata di lutto cittadino. Un lutto profondo. Andiamo a sentire cosa sta dicendo Mario Monti. Tre interrogativi. C'è stato nel corso degli anni un sufficiente ascolto delle opinioni, delle preoccupazioni delle popolazioni della Val di Susa? Si è tenuto conto di quelle preoccupazioni? L'opera è giustificabile economicamente e soprattutto è sostenibile dal punto di vista ambientale? Abbiamo voluto condurre questo riesame con spirito aperto, senza sentirci legati da impegni già presi dai governi precedenti. Abbiamo anche riesaminato la valutazione di impatto ambientale che non presenta punti di incompletezza. Presenteremo presto tutti gli elementi e gli studi che ci hanno condotto a decidere oggi la posizione del governo, che è la seguente. Si sono tenuti numerosi momenti di ascolto e di confronto. L'Osservatorio Torino-Lione, istituito nel dicembre 2006, ha tenuto 182 riunioni, in gran parte dedicate ad audizioni, consultazioni, incontri con le popolazioni e gli amministratori locali e altri vari soggetti interessati. Il progetto iniziale è stato profondamente, radicalmente modificato per tenere conto di tutta questa lunga fase di ascolto. È stata predisposta un'analisi approfondita costi-benefici che verrà resa pubblica prossimamente. I benefici economici sono rilevanti, si dimezzano per esempio i tempi di percorrenza. Da Torino a Chambéry si passa da 152 a 73 minuti, da Parigi a Milano da 7 a 4 ore e via dicendo. Si genera lavoro e occupazione direttamente sul territorio e non solo. Alla luce di tutto ciò, il Governo ha deciso di confermare con piena convinzione il proprio impegno per la realizzazione tempestiva dell'opera. Ci sono state, in particolare nei giorni scorsi, manifestazioni di protesta con forme di violenza. A questo riguardo vorrei essere molto chiaro. La libertà di espressione del pensiero è un bene fondamentale. Lo Stato è impegnato a tutelare questo bene. Non saranno però consentite forme di illegalità e sarà contrastata ogni forma di violenza. E vorrei invitare coloro che si oppongono a quest'opera, mentre rispetto in gran parte di loro le motivazioni che sentono, vorrei però invitarli a considerare questo. Il nostro Paese avverte un crescente disagio sociale, soprattutto nei giovani, è così difficile trovare lavoro. E questo è il risultato di un paese che si stava progressivamente staccando dall'Europa con una decrescente competitività, con una difficoltà sempre maggiore di trovare spazio nell'economia internazionale e di creare buoni posti di lavoro per i giovani. Vogliamo noi lasciare andare dolcemente alla deriva, staccandosi dall'Europa, questa nostra penisola, rendendo così sempre più difficile per l'economia italiana risalire, essere competitiva, creare posti di lavoro, consentire una maggiore equità e un maggiore benessere sociale ed economico? Non credo che vogliamo questo, ma teniamo presente che molte manifestazioni di disagio sociale sparso un po' dappertutto in Italia troverebbero
delle ragioni sempre più gravi in una economia che andasse alla deriva, perdendo un aggancio all'Europa, che deve essere in primo luogo un aggancio fisico attraverso qualche fondamentale infrastruttura di collegamento. E ecco quindi che coloro che vedono quest'opera con timore o con astio da un punto di vista di un modello di vita, tengano presente che anche queste opere, purché siano ecologicamente sostenibili e con tutte le attenzioni che l'Italia e la Francia stanno dedicando a quest'opera, sono condizioni necessarie per consentire ai giovani italiani una prospettiva migliore. Il nostro governo è impegnato in tutti i campi a superare blocchi, resistenze, ostacoli che vengono da categorie particolari, spesso del tutto legittimamente, ma che noi abbiamo il dovere di superare nell'interesse generale per creare uno sviluppo sostenibile in Italia. E anche questo blocco di una grande opera è da vedere in questa prospettiva. Le parole di Monti sono state molto chiare, in un guanto di velluto però il pugno di ferro di una presa di posizione risoluta. Abbiamo riesaminato tutto anche senza portarci dietro i vincoli degli impegni presi dai precedenti governi. Abbiamo fatto liberamente, abbiamo esaminato tutto il dossier e non vediamo motivi per non andare avanti. Non tollereremo violenze e questa opera, questa grande infrastruttura è un po' il simbolo del legame dell'Italia all'Europa, anche per le sue ricadute economiche. Con un tono apparentemente conciliante per chi contesta, contestato e protesterà anche nei prossimi giorni, Monti ha però detto con chiarezza che rispetto a queste decisioni confermate stasera non si torna indietro. È prevedibile che l'accoglienza, soprattutto in Val di Susa, non sarà positiva a queste parole, che però hanno il pregio di essere assolutamente chiarissime. Andiamo avanti, vediamo cosa è venuto fuori dalla divulgazione del fascicolo della Procura sulla Costa Concordia, sulla tragedia del Giglio. Sta rovesciando. Sono i drammatici istanti del naufragio della Concordia. I soccorritori sulle motovedette vedono un uomo che si cala dalla biscaccina. Ma perché non ha preso anche gli altri? Ne sta prendendo uno solo, ci sono altri due appesi là. Qui ecco invece i passeggeri che in fila fuggono dalla nave, già molto inclinata, qualcuno però rimane bloccato. Non sento! Ancora lì bloccati? Ah, mi dica, cosa sento? Siete ancora lì bloccati? Sì, senta, vi confermo che ci sono due persone down qua. Negli stessi istanti chi è nella plancia di comando nega quello che sta accadendo. Stiamo verificando le condizioni del blackout. Passa poco, i carabinieri parlano con la guardia costiera, si scopre la verità. Comunque hanno una palla e la nave è inclinata. Hanno una palla e la nave inclinata. Ma allora li ha urtati gli scogli? Loro inizialmente, le ripeto, noi tanto abbiamo le registrazioni radio, hanno detto che era un blackout. Sì, però formalizzano il fatto che loro non avevano chiesto assistenza, perché questi sono stronzi, questo comandante qui lo dobbiamo mandare in galera. Costa Concordia, io ho percepito che tu hai una palla e sei sbandato, chiedo conferma. Confermiamo. L'ultima voce che si sente è quella del capitano De Falco, che vuole parlare con il comandante Schettino. La nave è già inclinata alla deriva. Comandante della Costa Concordia da Compamare Livorno, è arrivato a tratti, prego ripetere. Siamo galleggianti, abbiamo 40 metri d'acqua sotto, circa 40 metri d'acqua. Schettino ci spinse a mentire, ha detto il suo vice Ciro Ambrosio ai magistrati. Dopo aver urtato gli scogli, ha raccontato, il comandante si mise le mani nei capelli dicendo in dialetto: ho combinato un guaio. Domani al Teatro Moderno di Grosseto la maxi udienza per l'incidente probatorio. Ci aspettiamo nuovi spunti di indagine, ha detto il procuratore capo Verusio, e speriamo di avere anche la possibilità, ha aggiunto, di verificare altre responsabilità oltre a quelle ipotizzate finora. Signora.
Ieri vi abbiamo mostrato un video dello scippo di una donna, frata maggiore, vicino a Napoli. Era stato il figlio a metterlo su YouTube per punire in qualche modo gli aggressori. Gli scippatori oggi si sono consegnati e la donna parla ai nostri microfoni. In quel momento è stato l'input, proprio l'impulso di scaraventarmi addosso, anzi, forse è stato un bene che io mi sono accanita sulla borsa. Perché se non c'era la borsa io mi accanivo su di loro. Ero così arrabbiata, ma così, perché la trelanina era proprio alle stelle. No, ma io se ce l'avevo tra le mani li ammazzavo. È ancora molto scossa la donna di 54 anni, vittima l'altro ieri di uno scippo ripreso in diretta da questa telecamera piazzata su un palazzo di Fratta Maggiore, 15 chilometri da Napoli. La forza della disperazione l'ha spinta a resistere, in completa solitudine. Per tutto quel tempo che io sono stata a tirare la borsa, nessuno è venuto in aiuto, nessuno, nemmeno in aiuto scendendo, ma gridando, buttando qualche cosa da sopra. Mi hanno rimasta sola. La mia rabbia è stata proprio quella, proprio di trovare gente che non mi ha corrisposto, non mi è venuto in aiuto. Ieri il figlio di Giovanna Salvato aveva postato il video su YouTube offrendo 2.000 euro di taglia a chi avesse aiutato i carabinieri. In poche ore queste immagini sono state viste da 200.000 persone. La grande pressione ha spinto gli scippatori, un 21enne noto alle forze dell'ordine e un 20enne incensurato, a costituirsi. Quella di mio figlio è stata una provocazione, spiega la madre. Purtroppo ha fatto una cosa che a noi non è piaciuta, perché diciamo, pubblicando questo su YouTube, ha messo un po' in difficoltà l'operato dei carabinieri, però oramai era fatto. L'amore di mio figlio, vedendomi con le mani addosso degli altri, si è risentito e ha avuto questo impulso di mettere tutto su YouTube. Cosa hanno in comune Eugenio Scalfari, Enrico Bertolino, Morgan? Sono ospiti questa sera delle invasioni barbariche di Daria Bignardi. Prima però vedrete Neri Marco Re, ospite di Lilli Gruber a 8:30. Ci fermiamo. Sono, come era previsto, negative le prime reazioni che arrivano dalla Valle di Susa alle parole molto chiare con cui, l'abbiamo sentito in diretta, il Presidente del Consiglio Mario Monti ha chiuso ogni possibilità che si riveda il progetto dell'alta velocità Lione-Torino. L'assemblea dei Notav è prevista per le 21, quindi tra poco più di 20 minuti si decideranno le nuove forme di lotta. È tutto, vi lascio a 8:30, poi le invasioni barbariche. Buonasera, domani.